Cambiamo argomento, una tradizione popolare trasformata in impresa. Cittanova, la lavorazione dello stocco ha assunto da qualche giorno dimensioni industriali. È stato costruito uno stabilimento per la lavorazione e l'esportazione. Andrea Musmeci. Legato un tempo alle migrazioni stagionali dei carbonai e dei boscaioli, fatto mangiare alle puerpere per il suo alto valore nutritivo, lo stocco da piatto povero è diventato da qualche anno principe delle tavole, tanto da essere inserito anche in pranzi importanti per i tanti modi con cui può essere cucinato. Sul merluzzo essiccato sono stati scritti libri ed è stato legato alle radici storico-culturali di Cittanova. Miti e leggende su un alimento arrivato chissà come dal nord Europa e che negli anni è diventato piatto tipico di molte cittadine preaspromontanee in provincia di Reggio Calabria. Nasce da qui l'idea di avere trasformato una tradizione popolare in impresa e sulla statale 111 quadrivio Don Tommasi alle porte di Cittanova la Stocco e Stocco lavora 20 quintali al giorno di merluzzo essiccato. Per l'ammollo solo acqua dello Zomaro, acqua minerale dalle particolari proprietà organolettiche. Forse è questo il segreto che dà gusto e morbidezza allo stocco, o forse la particolare cura che gli addetti mettono per despinarlo, dividerlo in due, lasciandolo per 12 giorni in particolari vasche prima di selezionarlo. Lo stabilimento è tra i più moderni d'Europa, dotato di celle frigorifere e di un depuratore per le acque reflue di ultima generazione. Dà al momento lavoro a 30 persone. Uno stabilimento che per Cittanova ha un'importante valenza economica, come ha sottolineato il sindaco Francesco Morano. Sicuramente, non solo per Cittanova, per la provincia e la regione Calabria. Io penso che l'iniziativa fatta all'azienda Stocco Stocco ha grande significato, perché partendo da un prodotto tipico, quindi da una risorsa nostra, e puntando molto alla qualità, ha creato un'azienda economica che secondo me può segnare in modo importante, decisivo, la storia economica di questo nostro comprensorio. Ecco, io mi auguro che questo possa essere un segnale raccolto da altri che ci consente di fare dei salti di qualità e in termini economici e in termini anche occupazionali. Costato circa 1 milione di euro, lo stabilimento della Stocco e Stocco è sorto grazie alla caparbia volontà di un giovane che ha trovato nella banca di credito cooperativo di Cittanova un valido partner. Una conferma che quando le idee sono vincenti è possibile fare impresa e per Francesco D'Agostino è solo l'inizio. Siamo un'azienda giovane che ha sempre puntato sulla qualità. Abbiamo già varcato i confini regionali e adesso puntiamo a varcare i confini internazionali. E il nostro sogno è quello che questo prodotto diventi un prodotto tipico non solo del comprensorio ma di tutta la Calabria. Dicevamo delle qualità particolarmente nutritive dello stocco, per questo l'industria di Cittanova ha deciso di entrare tra gli sponsor della Regina Calcio, un fiore all'occhiello per la neonata industria cittanovese. Mi auguro veramente che la Regina possa consumare moltissimo pesce stocco, questo pure per l'orgoglio di Francesco D'Agostino, eppure perché so che il pesce stocco può essere un elemento importante per riuscire a fare gol. Se la Regina farà gol, io avrò un motivo in più per poter lanciare il mio nuovo inno che porta come titolo Regina, 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 da dedicare a tutti i calciatori e in questo caso con i migliori auguri al proprietario di Stocco e Stocco. E allora auguri, noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata, arrivederci.